Benvenuti a TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Buon ascolto anche a chi segue la trasmissione via radio nelle emittenti della nostra regione e un saluto anche a chi ci segue da parte della lingua dei segni con l'apposita traduzione. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, nella seduta ultima dello scorso 24 ottobre, ha approvato in seconda lettura e anche in questo caso all'unanimità dei presenti le modifiche allo statuto regionale predisposte dalla Commissione Consiliare per le Riforme. I dettagli nel servizio di Alberto Scattolini. L'aula di Palazzo Cesaroni, con voto unanime di 19 presenti, dopo averlo fatto in prima lettura lo scorso 27 giugno, ha approvato definitivamente le modifiche allo statuto predisposte dalla Commissione Riforme, presieduta da Daniele Carissimi, di cui fanno parte, con voto ponderato, i consiglieri rappresentanti di ciascun gruppo consiliare. Bocciati due emendamenti di iniziativa dei consiglieri Valerio Mancini e Manuela Puletti della Lega, con il primo veniva richiesta l'introduzione nella carta statutaria di uno specifico riferimento alle figure di San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi, Santa Rita da Cascia e San Valentino. L'altro emendamento prevedeva l'abrogazione del nuovo articolo introdotto e relativo alla crisi climatica. Numerose e sostanziali le modifiche apportate riguardano una maggiore partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interessi alla vita istituzionale, il ruolo degli enti locali, le regole di funzionamento istituzionali ed altri aspetti di carattere procedurale. Sono stati aggiornati i principi fondamentali della Regione Umbria, come il riconoscimento delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali e religiose che la caratterizzano, i principi di uguaglianza e di inclusività. La revisione dello Statuto ha riguardato anche l'importante capitolo relativo alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile, la cultura del lavoro e dell'impresa, la valorizzazione delle aree interne e dei borghi, il valore collettivo dell'ambiente e la crisi climatica, che per la prima volta viene codificata nella Carta Statutaria regionale. Grande attenzione viene riservata alla tutela della salute pubblica e della famiglia, alla natalità, al diritto alla connettività, al principio di partecipazione, ma anche al rafforzamento delle autonomie locali e la valorizzazione dei rapporti tra la Regione con ogni altro livello istituzionale. Daniele Carissimi, Presidente della Commissione per le Riforme Statutarie e Regolamentari dell'Assemblea Legislativa. Sì, dopo un percorso lungo 3 anni abbiamo finalmente dotato la Regione Umbria di un nuovo statuto regionale, modificato in circa 80 punti, dopo un lavoro che ha previsto un ascolto molto importante del territorio, che abbiamo fatto in seguito a delle audizioni con i più autorevoli accademici del diritto amministrativo e del diritto regionale, che hanno condotto, ci hanno segnalato quali erano i punti di forza e i punti di debolezza del nostro statuto regionale. La commissione è composta da tutte le sensibilità politiche, si è mossa sempre all'unanimità, ha votato ogni provvedimento, ogni modifica con unità di intenti, tutti hanno saputo fare un passo avanti ma anche un passo indietro nel momento in cui era opportuno farlo, al fine di giungere a un testo innovativo che risulta tale in funzione del fatto che abbiamo introdotto il diritto alla connettività come principio generale, abbiamo introdotto un articolo tra le prime codificazioni a livello mondiale sulla crisi climatica, abbiamo riservato grande spazio e grande attenzione alle aree interne e soprattutto anche al funzionamento delle istituzioni in quelle parti che dopo 18 anni necessitavano di qualcosa di più fresco. E questo lavoro si è concluso la settimana scorsa, il 24 ottobre, quando è stato finalmente approvato in seconda lettura il testo, anch'esso approvato all'unanimità, che finalmente consentirà agli Umbri di avere un testo nuovo, fresco, giovane, ma anche istruito, importante, approfondito e che potrà far credere a tutti gli Umbri di essere, insomma, un testo veramente valido. Soddisfazione per l'importante lavoro svolto in commissione e per la condivisione delle modifiche apportate allo statuto è stata espressa anche dal vicepresidente della commissione, Andrea Fora. Beh, lo statuto è uno strumento che i cittadini umbri magari percepiscono poco perché magari pensano che sia
che sia un atto prettamente amministrativo. In realtà è la carta costituzionale della nostra regione e il fatto che dopo 18 anni questa consiliatura abbia avuto la responsabilità e l'onore, per quanto mi riguarda, anche di essere presente come vicepresidente nella commissione che ha guidato questo percorso, io credo che sia un atto di grande e bella politica. Peraltro lo statuto è stato approvato all'unanimità sia in commissione che in consiglio regionale da tutti gli schieramenti politici e è oggi lo strumento attraverso il quale disegnare una regione innovativa. All'interno del nuovo statuto sono stati inclusi una serie anche di spunti che io ritengo molto importanti, tra cui l'inclusione delle persone fragili all'interno della società, della comunità nel mercato del lavoro, un'attenzione particolare al mondo della disabilità, un'attenzione al mondo della connettività e alla preservazione dell'ambiente. Ci sono una serie di elementi che provano a immaginare l'Umbria dei prossimi anni, dentro i quali la Regione Umbria collocherà tutti gli atti amministrativi e legislativi da oggi in poi. Quindi credo che sia veramente un bell'atto di buona politica e un momento importante per la nostra regione. Il presidente Marco Squarta, già in aula, a margine della votazione sul documento, aveva detto di sentirsi onorato di aver presieduto un'assemblea rispettosa dei valori e delle sensibilità di ciascuno. Modificare lo statuto è una cosa molto rara, lo statuto è la carta costituzionale della nostra regione. L'ultima modifica credo risalga al 2009, quindi erano passati circa 14-15 anni. Sono molto contento che in questa consiliatura, in questa legislatura, dove che ho avuto l'onore di presiedere come presidente del Consiglio regionale, sia arrivati alla modifica dello statuto attraverso un voto sostanzialmente unanime, dove le forze di centrodestra, di centrosinistra e civiche sono riuscite a convergere su un testo che prevede importanti novità, innanzitutto partendo dalla tutela del diritto ambientale, la tutela dell'ambiente, si pongono dei paletti molto chiari che è necessario arrivare ad una stretta connessione tra il progresso, tra virgolette, ma al tempo stesso la tutela ambientale, si parla di diritti e tutela dei disabili, delle persone che sono più in difficoltà, una maggiore forza nei confronti di un'Umbria sempre più connettiva, in senso non solo internet ovviamente, ma anche di infrastrutture. Quindi sono molto contento che si è arrivati a un voto unanime. Il lavoro della Commissione prosegue intanto con la rivisitazione del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, azione necessaria dopo le ultime modifiche apportate allo Statuto regionale. Esondazione dei corsi d'acqua interni, è necessaria una mappatura delle aree a rischio, garantire la sicurezza del territorio, lo dice il capogruppo in Assemblea Legislativa della Lega Umbria, Stefano Pastorelli, che annuncia un'interrogazione alla Giunta per chiedere di intervenire a seguito dei recenti episodi di straripamento dei fiumi che hanno interessato in particolare il comune di Nocera Umbra e l'area del Tescio. La Regione, chiede Pastorelli, avvii un'operazione di mappatura, monitoraggio delle aree più a rischio e individui gli strumenti necessari a definire gli interventi di adattamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel giro di pochi mesi. A causa del peggiorare delle condizioni meteorologiche abbiamo assistito alle esondazioni di corsi d'acqua nella zona del Tescio tra Assisi e Bastia Umbra e nelle aree in prossimità di Nocera Umbra, ma numerose criticità, ricorda Pastorelli, sono state registrate nel recente passato anche a Foligno, Valtopina, Orvieto. Interrogazione urgente del consigliere regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli. Chiede alla Giunta regionale di spiegare quali azioni intenda assumere sul progetto di adeguamento del ponte sul Tevere di Montemolino, dato che sia la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria che quella speciale per il PNRR avrebbero negato di recente la loro autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Il progetto, che risulterebbe bocciato, dice Bettarelli, è stato portato avanti in maniera ostinata dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, anche contro il volere dei sindaci di Montecastello, Vibbio, Frattatodina, Marciano, San Venanzo, e avrebbe ricevuto un primo stop a fine agosto, allorquando la Soprintendenza Umbra, in fase di preistruttoria, lo aveva ritenuto non compatibile con i valori storico-architettonici e paesaggistici oggetto di tutela.
Il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, annuncia una presentazione di una proposta di legge alle Camere che imponga ai datori di lavoro che si avvalgono di operatori destinati allo svolgimento di attività formative e ludico-ricreative con bambini e donne di acquisire dai lavoratori il casellario giudiziario e i carichi pendenti prima della loro assunzione. Squarta propone l'obbligo per le persone interessate a collaborare con strutture ricettive, cooperative, società e circoli sportivi di presentare insieme al curriculum i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati dalle procure della Repubblica. Questa azione, che dovrà essere necessariamente intrapresa dal datore di lavoro, ha dichiarato Squarta, non scongiura completamente il pericolo, ma annulla il rischio che persone condannate oppure con precedenti specifici possano avere a che fare con bambini e fasce deboli che devono essere sempre protetti. La prima commissione consiliare dell'Assemblea Legislativa, presieduta dal consigliere Daniele Nicchi, ha approvato all'unanimità il disegno di legge d'iniziativa della Giunta per la variazione al bilancio di previsione della Regione, che incrementa di 100.000 euro gli stanziamenti a sostegno della natalità. La variazione di bilancio prevede una riprogrammazione di 100.000 euro provenienti dal Fondo Comunicazione Istituzionale per andare a incrementare i fondi a disposizione della legge sul bonus bebè. In questo modo, si legge nell'atto, si rafforza la dotazione finanziaria di 500.000 euro già prevista in bilancio, così da poter raggiungere altri 200 nuclei familiari, portando quelli destinatari del bonus bebè da 1.000 a 1.200. Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, le stime sui costi del nuovo inceneritore indicati nel piano dei rifiuti sono inattendibili e di conseguenza lo sono anche le notizie sul presunto taglio delle tariffe che, al contrario, secondo De Luca, dovranno includere la copertura degli investimenti. Immaginare a queste condizioni una diminuzione del prezzo pagato dall'utente finale, come fatto trapelare in questi giorni, dice De Luca, è semplicemente impensabile, è invece molto probabile, secondo il consigliere dei 5 Stelle, che le tariffe per le famiglie umbre aumenteranno e non di poco. La risposta agli atti ispettivi menzionati nel corso del notiziario sarà data da Giunta e Assessori nella prossima seduta d'aula prevista martedì 14 novembre. Per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCR1, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.